Nella mattina di venerdì 17 maggio si è tenuto presso il Salone dell'Ipogeo della Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio di Napoli il convegno Comunicare l'economia sociale e il pensiero di Giuseppe Toniolo, in occasione della cerimonia della premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso Premio Giuseppe Toniolo. Finalità del premio è cercare di stimolare, soprattutto nei giovani, l'impegno per lo studio e l'approfondimento del pensiero sociale cattolico e in particolare la promozione del pensiero dell'economista Giuseppe Toniolo. Bisogna mettere insieme le forze e le energie, non disperderle in rete. E questo si può fare solo grazie ad una cosa importantissima, gli amici e coloro i quali sono impegnati nel mondo della cultura, come me, come presidente anche di un'associazione culturale di Torre del Greco, che quest'anno festeggia i suoi 25 anni, no? Di attività, insieme con le Proloco, insieme con anche le altre associazioni, no? Che operano nel campo del sociale, bisogna far sì che per il riscatto nostro del meridione e per quel famoso gap che c'è tra il nord e il sud, con la famosa questione meridionale che comunque è sempre attuale, soltanto stare insieme si può cercare di risolvere un problema che è di natura, secondo me, mio parere, prettamente innanzitutto culturale. L'attualità del Toniolo è oggi però con un welfare diverso e giustamente tu citavi insomma, la rete di associazioni per creare economia e questo è il tema del convegno. Sì, certamente, in effetti comunicare il tema del convegno è comunicare l'economia sociale e il pensiero di Toniolo. Ovviamente noi siamo una fondazione tonoliana, quindi abbiamo come riferimento Giuseppe Toniolo beato, ma non ci scordiamo che il Toniolo era un economista, un laico, padre di ben 7 figli, quindi voglio dire proprio impegnato nella vita sociale, familiare, però ecco una cosa importante, è un cristiano e soprattutto un cattolico. Ora, discorso di avere un riferimento, noi l'abbiamo individuato e con tanti amici, il nostro assistente ecclesiastico è Monsignor Nicola Longobardo, abbiamo la sede appunto qui in questa bellissima basilica dell'Immacolata del Buon Consiglio, nostra amata Immacolata del Buon Consiglio, e il discorso è quello di poter tramite il pensiero di Toniolo far innamorare, per così se vogliamo usare questa parola, i giovani ad un'economia di mercato che deve essere un'economia sociale. E questa è una cosa importante, perciò si parla di economia sociale, ma soprattutto di un impegno. E i giovani devono essere loro i promotori, giusto, di queste iniziative. E noi speriamo con questa promozione del pensiero di far sì, e lavoriamo appunto nelle scuole, nel mondo universitario del primo anno, no? Aperto anche all'università, di poter avere i giovani al nostro fianco per essere poi loro un domani coloro i quali devono proseguire. Quindi lavorare con i giovani, con l'università per creare economia, quindi stamattina ci sarà anche una premiazione. Certamente, infatti stamattina ci sarà anche in occasione del convegno la cerimonia di premiazione del premio Toniolo, saranno premiati i ragazzi dell'istituto secondario di primo grado, quelli di, per quanto riguarda le scuole medie superiori, limitate però agli ultimi 3 anni, al triennio, e poi anche quest'anno aperto all'università. Quindi speriamo che per in futuro e che le prossime edizioni, questa è la seconda edizione, ci possa essere un maggior avvicinamento proprio al pensiero del Toniolo, cosa che a noi questo interessa, far conoscere Toniolo e il suo pensiero. Siamo qui con il professore Stefano Zamagni, docente di economia dall'Università di Bologna e presidente della Pontificia Accademia di Scienze Sociali. Noi siamo oggi in un momento particolare, siamo in un momento che già Achille Ardicò paragonava, voglio dire, al momento di difficoltà che vive una società che si disgrega, cioè quella che poi in effetti porta a un nuovo stato sociale. Oggi si è aperta una nuova prateria rispetto a queste problematiche. Le imprese, le piccole imprese, le società di mutuo soccorso possono scorrazzare? Qual è il ruolo dei cattolici in questa società, in questo convegno che facciamo oggi? Sicuramente lei porta la sua relazione e quindi noi possiamo sapere anche noi
e facciamo sapere ai telespettatori che cosa, qual è il ruolo dei cattolici. Sì, quando il professor Achille Arrigò portò avanti la sua visione del mondo e in particolare la riforma del welfare, la terza e la quarta rivoluzione industriale non erano ancora scoppiate. Questo per dire che la fase storica nella quale ci è dato di vivere oggi è profondamente diversa da quella contemplata ai tempi di Ardigò. Di questo bisogna sempre essere consapevoli, perché la novità di questa fase è che i problemi che la nostra gente in generale, non solo dell'Italia, avverte, sono dovuti alle caratteristiche che la quarta rivoluzione industriale da un lato e il fenomeno della globalizzazione dall'altro vanno assumendo. Il che vuol dire che il welfare state di vecchia maniera oggi non è più adeguato. Non che l'idea sia modificata, l'idea è sempre quella, ma vanno modificate e aggiornate le forme di intervento. Perché? Perché il welfare di prima era un welfare di tipo assistenzialistico, basicamente. Si trattava di assistere coloro i quali per un periodo più o meno lungo di tempo rimanevano al di fuori del processo lavorativo o soggetti a disgrazie di varia natura. Oggi non è più così, perché oggi il compito principale del welfare è quello di realizzare una società inclusiva, cioè dire oggi la forma più grave è l'esclusione, che non è solo quella dei giovani, è anche quella di chi, come si dice in gergo, dei cinquantenne, che viene lasciato a casa perché è rimasto indietro rispetto alle innovazioni tecnico-scientifiche e non riesce più a trovare lavoro. Ecco allora perché non basta più ad assistere oggi. Oggi bisogna cambiare e incidere sui momenti in cui il processo produttivo prende forma e soprattutto pensare che le nuove tecnologie aumentano bensì la produttività generale del sistema, ma creano anche dei vinti. E allora bisogna trovare ad opera non solo dello Stato, ma anche della società civile organizzata, ed è qui l'importanza del cosiddetto terzo settore, delle forme di redistribuzione o meglio di compensazione. Cioè coloro i quali traggono vantaggio, e non sono tanti, ma quei pochi hanno vantaggi enormi dalle novità tecnologiche in atto, devono compensare coloro i quali al seguito di quelle stesse novità tecnologiche ne traggono uno svantaggio. Questo evidentemente esige un modo nuovo di interpretare la relazione tra l'ente pubblico in senso lato e soprattutto la società civile organizzata. Quando in Italia si parla di terzo settore non è che si vogliano difendere questi o quell'altro, ma si fa riferimento esattamente a questo modello nuovo di welfare che chiamiamo generativo. Il welfare precedente era un welfare redistributivo, noi dobbiamo andare verso un welfare generativo, cioè un welfare che consenta alle persone di reinserirsi nel processo in generale produttivo del paese. Quindi oggi che il primato della politica non ce l'ha, ritornare a un primato del civile è una mano la può dare, voglio dire, proprio perché i partiti non ci sono più, la può dare alla Chiesa. Oggi gli unici centri di aggregazione sono le parrocchie. Si sta sperimentando di tornare alle settimane sociali, è un riferimento antico anche del Tognoli, ma del Rerum Novarum, oppure della enciclica di Giovanni Paolo II, la Centesimus Annus, ci danno, voglio dire, oggi uno stimolo in più ed un ritorno, ecco, in questo nuovo processo che è la politica rigenerativa, a noi cattolici di andare avanti in questo senso. È vero, assistiamo oggi ad un nuovo protagonismo dell'associazionismo nelle sue varie forme di articolazioni, e questo sull'onda del fatto, come è stato appunto orora ricordato, che la sfera del mercato ha finito col sottomettere a se stessa la sfera della politica. Questa è una novità che non era mai esistita nei tempi precedenti. In passato, cioè dire fino a 30-35 anni fa, era la politica che guidava la danza e l'economia veniva dietro. Oggi è vero e viceversa, oggi sono soprattutto i grossi complessi multinazionali che
con il potere e con la concentrazione di potere che hanno nelle loro mani sono in grado di ricattare la politica, i parlamenti, i governi e così via. Allora, in questa situazione qual è la via d'uscita? Bisogna ripartire dalla società civile organizzata, perché quando qualcuno dice bisogna rafforzare i partiti, ma questa è una tautologia, perché se fossero in grado di essere forti l'avrebbero già fatto, è perché ormai i partiti sono al servizio succubi. Una rivitalizzazione della società civile organizzata è l'unico. Perché? Perché la multinazionale, la grande impresa può, tra virgolette, corrompere o minacciare quel ministro o quell'altro parlamentare, ma non può certamente minacciare le migliaia o milioni di persone che si aggregano spontaneamente nelle varie forme di associazionismo. È questo che bisogna far capire agli italiani, che ancora fanno fatica a capirlo. In altre parole, per quanto sia efficace il marketing e la propaganda delle varie imprese, queste non potranno mai arrivare al singolo e cercare di ricattarlo, come invece sta avvenendo con la politica. Ho motivo di ritenere che non ci voglia ancora molto in Italia, perché girando per il paese vedo che c'è un risveglio, una ripresa di attenzione esattamente a questi temi. E poiché l'Italia in Europa è il paese che ha la più alta percentuale di organizzazioni di terzo settore, dal volontariato alle cooperative sociali, dalle imprese sociali alle associazioni di promozione sociale, ecco, questo a mio modo di vedere è un motivo efficace e reale di speranza. Quindi lei viene da una realtà diversa, no? Dalla nostra, lei viene da Bologna, noi qua viviamo una realtà un poco differente, che in effetti un appello ai cattolici, ai cristiani, di ricordarsi quello che Moro diceva prima della sua fine del 78, che questa Italia non si salva se accanto alla stagione dei diritti non ci sarà una stagione dei doveri. Quindi bene ha fatto Franco Manco a farlo qua, questa iniziativa, a portarla qua in Campania, in questa bella location che è la Basilica. No, e questo è sicuramente vero, però io ricordo sempre ai miei amici napoletani o del sud che non devono esagerare con la autoflagellazione. Qui c'è un po' questo rischio dell'autocommiserazione. I problemi ci sono, conosciamo le ragioni storiche dei problemi, però non possiamo negare il potenziale sia umano e la capacità, come dire, progettuale di questa terra in generale del sud e in particolare del napoletano. Qui c'è una, soprattutto tra i giovani, una capacità di intervento che noi non troviamo in altre parti, quindi i problemi ci sono, ma ci sono le opportunità. Il confronto con altre regioni, quella a cui io appartengo, cioè l'Emilia Romagna, è importante, ma deve essere solo un confronto, non deve essere il tentativo di imitazione, perché sono diverse le storie, perché è ovvio che il capitale sociale dell'Emilia Romagna è il più alto in assoluto in Europa, non solo in Italia, è che la gente non lo sa, ma è così. Capitale sociale vuol dire le reti di fiduciarie, cioè l'insieme delle reti di fiducia tra persone, tra organizzazioni. E questo perché? C'è una ragione specifica, perché l'Emilia Romagna non ha mai avuto né re, né regine, né principi, eccetera. Si è sempre autogovernata da secoli. Pensiamo alla Romagna. La Romagna era sotto lo Stato Pontificio e il Pontefice arrivava in Romagna una volta ogni 3-4 anni, quindi quelli hanno dovuto imparare a organizzarsi da soli. E invece Milano, come Torino, come Napoli avevano o Firenze, il Granduca, o il Re o il Principe che imponeva la propria regola. Ed è questo quello che evidentemente ha prodotto i risultati nefasti che stiamo vedendo. Però tutto riconosciuto questo non vuol dire che allora non si possa fare niente. Io vedo, girando per il sud Italia, che c'è una potente ripresa di interesse nei confronti di queste risorse che nascono dalla società civile e che dal basso, sia pure con difficoltà, stanno emergendo in superficie. Quindi un invito ai cittadini, insomma, a fare anche il loro dovere e non chiedere più diritti e a sapersi organizzare. Esatto, di sapersi organizzare e avere soprattutto più fiducia in se stessi.
più fiducia in se stessi, perché i napoletani sono degli sfiduciati. E io dico, ma cos'è che vi manca per giustificare la vostra sfiducia? Forse che vi manca l'intelligenza, forse che vi manca la creatività, forse che vi mancano le condizioni ambientali. Avete l'ambiente più bello del mondo e avete le intelligenze più brillanti, manca la fiducia in voi stessi e dovete tornare ad aspirare, quella che oggi si chiama la capacità di aspirare. Ed è, una volta fatto capire questo, io vedo che i risultati si possono registrare ed ottenere. E giustamente Don Nicolò si ricorda Maria Vita Lucenzo, Vita Ducenzo, questa basilica, e lei nella portata di saluti ha detto che è grazie a una Landi. La mia cittadina, Villaricca, ha avuto due sindaci Landi, Nicola Landi. Ci racconti un po', grazie innanzitutto di aver ospitato questo bel convegno di un'attualità, e proprio il professor Zampagna ha detto che noi abbiamo tutte le bellezze del mondo, abbiamo un peccato che è quello di aver avuto dei regnanti, a differenza dell'Emilia Romagna, e quindi sta a noi. Oggi che la politica non c'è più, ci sono le parrocchie, con le aggregazioni sociali, ritornare alle settimane sociali. Già alcune diocesi lo stanno facendo, lo sta facendo anche la CS di Napoli. Grazie, ci dice qualcosa Maria? Sì, questo luogo porta questa impronta così bella, e cioè il fatto che l'apertura agli ideali cristiani, alla fede, anche alla devozione mariana, perché Maria Landi vive questa esperienza spirituale attraverso la devozione alla Madonna, non rinchiude la persona, ma la apre, e la apre a 360 gradi. Lei con la realtà del suo momento storico viveva diciamo l'immediatezza di ciò che era il problema di una delle ragazze che aspettavano un bambino fuori del matrimonio. Era un'emergenza del momento che lei seppe cogliere e coniugare la devozione alla Madonna con questa emergenza del momento, dice, come oggi ci dice Toniolo con il convegno che stiamo facendo, che un uomo, una persona che si apre all'ideale cristiano, alla realtà soprannaturale, è un uomo che inevitabilmente viene proiettato nella storia e riesce anche ad essere attento al grido della storia, che non è sempre un grido palese. A volte, e questo oggi succede in modo particolarissimo, chi alza troppo la voce forse non è la vera voce del grido della storia. Invece la persona allenata al soprannaturale, aperta al soprannaturale, sa cogliere effettivamente il vero grido della storia e sa dare anche delle risposte concrete. Quindi con umiltà operare, iniziando dalle piccole e grandi cose come quelle di Maria Landi. Esattamente, Maria Landi, Toniolo, e qui Napoli veramente è una fucina immensa, no? Di grandi persone che hanno vissuto una grande esperienza interiore che non è rimasta ingabbiata nel loro cuore, ma il loro cuore è diventato quasi una rampa di lancio verso poi quelle realtà concrete che esigevano delle risposte, che sono state date per giunta. Diciamo che adesso stiamo vivendo lo stesso momento di difficoltà che si viveva 100 anni fa e più, con il nuovo welfare state. La Chiesa è l'unica realtà che è istituzionale che aggrega, no? I partiti non ci sono più, e quindi di stabilire le nuove settimane sociali, che pur in una nota pastorale di 30 anni fa, insomma, si stabilì. Se è vero che la Chiesa dei secoli ha avuto il grande compito di sistematizzare la disciplina, la materia del welfare, della dottrina sociale in quanto tale, oggi credo che siamo in una stagione nuova e affascinante, cioè nel senso che al di là dei documenti, nonostante le dichiarazioni dei pontefici, dei magisteri
delle chiese locali, delle conferenze episcopali. Oggi c'è una prassi dentro la Chiesa così consolidata rispetto all'attenzione agli ultimi, alla promozione degli ultimi e al protagonismo degli ultimi, che ci permette, come dire, di dire anche poche parole su welfare, ma soprattutto tante storie da raccontare. E penso che quest'oggi è un momento proprio davvero provvidenziale, dove le parole cedono il passo alle esperienze che raccontiamo. Qui con il presidente Ottavio Lucarelli non potevamo chiudere questa bellissima giornata, e lui ha dimostrato che ci tiene tanto, voglio dire, alla formazione, e siamo, voglio dire, i primi a salute, no? Come siamo diventati i primi, no? Quando hai preso in mano l'ordine di Napoli, ero consigliere nazionale, eravamo maglia nera, con te siamo diventati maglia rossa. Ci dici qualcosa sulla giornata e il tuo impegno? Sì, no, grazie, ma insomma c'è una squadra che lavora, no? Una squadra fatta consiglieri regionali, nazionali, da tanti amici che danno una grossa mano su tanti aspetti, come sulla formazione, sulla quale abbiamo creduto dall'inizio. Siamo al sesto anno e quindi abbiamo tutta una serie di giornate importanti. Oggi è una giornata importante, si parla di economia sociale, bisogna ringraziare Franco Manca, la Stampa Cattolica, Guido Pocobelli, tutti insomma i colleghi che hanno organizzato questo appuntamento. È venuto il professore Zamagni da fuori, una lezione magistrale eccezionale, e poi tutti gli altri relatori, cioè il magistrato Antonio D'Amato, imprenditori, devo dire veramente usciamo arricchiti tutti da questa giornata. Complessivamente la formazione sta andando avanti bene, proprio perché in tutta la Campania abbiamo tutta una serie di sinergie importanti con i territori, con chi diciamo vive i territori. E la formazione sta funzionando. Noi abbiamo organizzato ormai più di 600 incontri in 5 anni e mezzo, oltre 110.000 presenze, ma sta funzionando perché c'è una grande organizzazione, quindi c'è una grande squadra allargata in tutta la Campania che organizza, propone, eccetera. E poi c'è tanta partecipazione, quindi sono questi due aspetti fondamentali, c'è il lavoro di chi organizza, perché organizzare una giornata del genere naturalmente comporta un grande sforzo, e poi c'è la grande presenza dei colleghi. Siamo stati a Giuliano, siamo stati in tutti i territori, siamo stati in 90 città della Campania in 5 anni e mezzo, e quindi nella zona di Napoli Nord che tu citavi, una delle zone in cui siamo stati più presenti, più volte a Giuliano. Hai anche un altro primato, no? Eravamo anche l'ultimo rispetto alla legge sull'editoria, tu e Mimmo Falco siete riusciti a far fare la legge. Adesso dobbiamo dire al governatore che frustasse un poco la sua burocrazia, che non va i decreti attuativi. Dobbiamo dire la verità, questa è una battaglia soprattutto di Mimmo Falco, che è il vicepresidente dell'ordine regionale, presidente del Corecom, è soprattutto una sua battaglia, e noi naturalmente su questa battaglia abbiamo sostenuto, accompagnato. Adesso aspettiamo i decreti attuativi, i bandi di questa legge per l'editoria, che è un risultato importante, una battaglia si può dire ventennale dei giornalisti, di Mimmo Falco, e adesso siamo addirittura d'arrivo. Bisogna sempre però stare addosso alla regione perché tutti i passaggi burocratici avvengano nel minor tempo possibile, no? Questo è un male del nostro paese. De Luca è contro insomma il burocratese, no? È per semplificare, quindi speriamo di essere davvero addirittura d'arrivo per i decreti attuativi di questa legge. Siamo qui con il dottor Diego Guida, terza generazione di una gloriosa casa editrice campana napoletana. Siamo reduci dalla Fiera del Libro, qui portata da lui, lui anche nella Confindustria ha un ruolo importante per la cultura. C'è una legge, noi eravamo l'ultimo come campagna sull'editoria. De Luca l'ha fatta, anche spronata dall'ordine, Ottavio Lucarelli, Mimmo Falco e noi tutti quanti, però adesso no, non va avanti. Questa darebbe un poco di ossigeno ai piccoli intenditori. Vogliamo fare un appello alla politica, che non c'è, abbiamo parlato, no? E ce l'ha detto il professore Zampagni, che in effetti oggi noi abbiamo un peccato originale, non sappiamo fare rete, non siamo, lei l'ha detto anche nel brillante esempio. Allora io vorrei approfittare della piccola televisione qua con lei perché lanci un messaggio alla politica, ai cittadini e a tutti quanti, per dire che ci siamo. Ci siamo, abbiamo una voce forte e autorevole anche a livello nazionale. Ecco, io
penso che le cose vadano chieste alla politica dimostrando che ci stanno dei fatti oltre che alle persone alle spalle di quelle che sono le richieste. Io credo che dopo l'esperienza della seconda edizione di Napoli Città Libre, del Salone del Libro di Napoli, che ha visto impegnati oltre 180 editori provenienti da tutta Italia, con oltre 200 eventi al Castel Sant'Elmo, quindi organizzato in intesa con il Polo Museale della Campania, la voce dell'imprenditoria napoletana e quindi della cultura regionale anche sia stata recepita in maniera chiara e forte dalla regione. Difatti abbiamo avuto una grossa collaborazione per la realizzazione di questa seconda edizione ed auspichiamo poi che naturalmente il passo successivo sia quello che ci si sia resi conto che c'è una realtà imprenditoriale, c'è una realtà culturale capace di attirare, di attrarre cervelli e perché no anche capitali, e dunque c'è una massima disponibilità ad accettare le attività che possano poi fare supporto alla legge sul libro, che è ferma o quantomeno non è stata finanziata in questi ultimi anni, e che noi auspichiamo e siamo certi che la regione raccolga questo segnale in maniera operativa e concreta. Come diceva Zambagna, noi abbiamo tutto, abbiamo le belle cose della i siti belli, abbiamo, voglio dire, il mare, il cielo, tutte queste belle cose, e abbiamo anche le intelligenze. Lei diceva che in effetti le più grosse case editrici sono del sud, quindi noi in effetti, come la sua, noi non riusciamo ad uscire fuori da questa soggezione, insomma, che non ci dà la possibilità di diventare un'altra volta capitale. La realtà è ovviamente molto complessa e nasce dalla incapacità del Mezzogiorno di rappresentare anche un mercato florido, ma soprattutto un luogo dove, uno spazio, un territorio dove le produzioni e quindi i libri possano trovare sbocco. Una delle crisi più grandi che ha colpito il nostro settore è quella della grande chiusura delle librerie, ad esempio. A Mezzogiorno si contano talmente poche librerie che siamo al di fuori di quelli che possono essere gli interessi o i numeri dei grandi player dell'industria editoriale. Allora il segnale che va lanciato non solo dalla politica, con l'incentivazione per la creazione di realtà culturali locali e quindi di impresa locale, ma anche quella di riuscire a portare e saper tornare ad essere attrattore, ecco, anche per l'intero, non solo per l'intero Mezzogiorno, ma anche per le imprese del nord, di rappresentare un territorio che è ricco di cultura e di storia, che non è inutile e superfluo ricordare, ma che deve essere ricordato nel momento in cui è necessario che si facciano delle azioni e delle attività per la promozione concreta del territorio. Anche per i giovani che erano qui presenti, chiaramente, a dire, come ha detto lei nell'intervento, Tonino Palmese, in effetti non fermarsi all'effimero, al subito, ma in effetti fermarsi di nuovo alla lettura, perché nel libro là uno si completa e capisce i processi che ci sono nella complessità delle cose. Ecco, è stato pubblicato settimana scorsa da Istat uno studio, una ricerca che dà dell'inverosimile, perché hanno raccolto alcune università italiane delle indagini fatte sulla metodologia e sulla qualità della lettura, un po' seguendo una direttiva europea, UE, che ha fatto fare la stessa cosa in tutti i 29-28 paesi della comunità europea. Ecco, l'Italia purtroppo sarà tra gli ultimi paesi per la... sentite che cosa... grottesca, per la percezione e il recepimento del messaggio letterario letto nei libri, e cioè da un'indagine appunto delle università, delle facoltà di sociologia in Italia, non si supera il 24% dei lettori, delle persone che comprendono il testo che hanno letto, per cui significa che già si vende poco, già si legge ancora di meno, e quello che si legge non lo si capisce neppure, non lo si comprende, e quindi ovviamente se e evidentemente forse per un linguaggio sbagliato, ma io aggiungo per la difficoltà con la quale soprattutto le nuove generazioni approcciano la lettura, perché sono state in questa indagine verificate quali sono le metodologie della lettura, e siccome i ragazzi sono abituati a leggere sui device, sui computer, sui cellulari, hanno la cosiddetta lettura W, con la fretta, quindi si legge in diagonale saltando dei righi, poi magari se si pensi di avere interesse si risale di nuovo
al rigo ma alla fine del rigo, quindi si riscende e dunque si risale, quindi in maniera disordinata alla fine non si recepisce il messaggio che si vuol dire. Allora, una delle indagini che hanno messo a confronto la lettura delle giovani prevedeva proprio lo stesso libro letto da 15 ragazzi ad esempio sul device e 15 giovani sulla carta, sullo stesso testo, è stato ricordato molto di più dai ragazzi che l'hanno letto sul libro piuttosto che dai ragazzi che l'hanno letto sul digitale, che significa che c'è tanto da fare soprattutto per i giovani per far comprendere che invece ci sono certi temi, certi argomenti che vanno affrontati con la doverosa attenzione e la doverosa diciamo precisione, così come si può farlo solo su un libro di carta. La Basilica nasce a ridosso dell'ospedale San Gennaro, se ho capito bene dalla introduzione, dal saluto di Don Longobardi, dico bene, Don Nicola Longobardi, nasce per una donazione di una Landi. Landi è una famiglia villarichese. Sì, sì, e quindi tutta la storia che, come sappiamo, a livello ospedaliero era tutto nell'epoca del 1600, quindi datazione storica anche dell'ospedale, dove praticamente i monaci si occupavano anche della spedalità, e quindi da qui nascono le prime aggregazioni monastiche per i poveri sofferenti, ecco perché poi veniva il nome di San Gennaro dei Poveri, ad opera anche di Re Carlos della Spagna, il quale praticamente costruì questo grosso presidio. Ho qui con il mio amico Claudio Ciotola, già consigliere nazionale dell'Ordine per ben due mandati, anche nella giunta esecutiva, adesso presidente dell'associazione Flegrea dei giornalisti, e anche lui ha seguito ad indottrinarsi in questa che è poi una cultura prettamente cristiana, cattolica, ma io so che tu già ti occupi per la tua zona, per pianure specialmente, di un santo, un altro santo del terzo millennio. Sì, noi siamo a Pianura e c'è Don Giustino Russolillo che è stato beatificato e tra qui a poco dovrebbe diventare anche santo. Facciamo tante attività sul territorio, una in particolare facciamo il premio Don Giustino Russolillo, che è un premio letterario che è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole dalla primaria alle superiori. Quest'anno siamo stati con più di 300 ragazzi, ne abbiamo premiati tutti e 300, oltre che c'è stata anche la presenza di Don Antonio Coluccia è un prete vocazionista che vive a Roma sotto scorta perché ha preso un bene confiscato alla Banda della Magliana e ha fatto all'interno di questa villa, che è una villa con 3 ettari di terreno, ha creato la casa di Don Giustino, una casa di accoglienza per gli ultimi. Che cosa fa Don Antonio Coluccia? Raccoglie gli ultimi, le persone che sono abbandonati dalla società, li fa rinascere per poi dopo donare vita nuova. Questa è una delle missioni principali. Tutti i sacerdoti dovrebbero fare principalmente questo, dare speranza alla gente. Quindi grazie a Franco Mango che ci porta qui in questa bella basilica, quindi ai confini di Napoli, ma comunque Napoli, e siccome le chiese oggi sono le uniche istituzioni che aggregano comunità, tu a Pianura lo stai facendo, noi lo facciamo a Napoli Nord, lo dobbiamo fare un poco dappertutto per riprenderci quello che in effetti oggi non c'è. C'è la possibilità di creare lavoro e occupazione, è il tema oggi del convegno. Sì, principalmente io sono d'accordo, prima ce lo dicevamo anche tra di noi, che bisogna fare rete, e Armando De Rosa lo voglio bene proprio per questo, perché lui crede nelle cose che fa, crede in questa televisione, lui è il direttore di Campania Felix TV, sta rilanciando questa TV, sta facendo bellissime cose. Il concetto fondamentale qual è? Ce lo dicevamo anche prima, i nostri migliori uomini politici e non sono nati all'interno della Chiesa, dove negli oratori, quindi facciamo riscoprire la bellezza e la cultura, ma non solo, ma l'aggregazione che parte dagli oratori. C'è un bel convegno sul Tognoli, i cristiani invitati ad essere vicino ai fratelli più deboli, San Gennaro lo è stato fino al sacrificio ultimo. Diciamo che questo convegno è importante perché parla di economia sociale. Non so se lo sapete, ma la prima cattedra di economia sociale, civile, allora si chiamava, è stata fatta da un prete napoletano, quindi in tutta l'Europa. Noi abbiamo avuto questo primato e piano piano però poi ci siamo fatti scippare l'economia da un altro metodo, che è quello rapace, quello
che crea ricchi e poveri e li rende sempre più ricchi e sempre più poveri. Il nostro lavoro è rimettere in gioco l'economia, no? C'è anche Stefano Zamagni, il professore, che rimette in mano l'economia alle persone, ai popoli e alla società, perché deve creare ricchezza ma non a danno l'uno degli altri, ma ricchezza generata per tutti quanti. Quindi in effetti, proprio intervistando il professore Zamagni, ci diceva che insomma, se c'è un peccato originale di noi napoletani, di noi campani, che abbiamo tutto, il mare, il sole, gli artisti, gli scienziati, è quello che in effetti siamo stati comandati da re, mentre invece lui, che viene dalle regioni ricchissime, l'Emilia Romagna, non lo è. Quindi tu giustamente dici, oggi che non c'è più la politica, il primato, cioè il civile, dobbiamo essere noi cittadini a mettere insomma, insieme le energie per poter creare economia. Sì, noi dobbiamo, come dire, affrancarci, perché per gli ultimi 100 anni ci hanno detto che eravamo brutti, sporchi e cattivi, insomma. E invece dobbiamo riappropriarci, e questo è un nostro difetto, del saper lavorare insieme. Questo è il vero profondo difetto di noi meridionali. Buongiorno, buongiorno spettatori, siamo qui con Giovanni Maraviglia, sono il presidente della cooperativa La Paranza, che gestisce le visite guidate alle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso. Com'è l'affluenza in queste catacombe? Insomma, la pubblicizziamo, vengono le persone, la vogliamo pubblicizzare e invitare, per quali motivi devono venire qui? Allora, sicuramente è una realtà ormai nota a Napoli, i visitatori negli ultimi anni sono cresciuti notevolmente, ormai ci trovano perché la realtà è solida ed è una realtà veramente conosciuta da tutti, quindi è importante che le persone ci possano venire a fare visita. Quindi legato al santo, no, protettore di Napoli, legato perché qua c'è la sua salma. C'è la tomba, sì, di San Gennaro, ma a prescindere dalla realtà è conosciuta a Napoli per quello che hanno fatto i giovani del quartiere Sanità. Ormai è un'economia diffusa, un'economia che ha avuto un riscontro positivo soprattutto sul quartiere Sanità. Quindi il nostro santo protettore ha agito in maniera notevole anche sul quartiere, aprendole soprattutto al mondo del turismo. Grazie, in effetti là è la chiesa, quelle che diciamo stamattina, insomma le parrocchie sono le uniche istituzioni che tengono, non mi stanco mai di dirlo, e insomma ancora aggregati i giovani, e là insomma Don Loffredo, se ricordo esatto, bene, è stato quello che poi ha inventato un'economia, tranne la piccola polemica che poi si è risolta, insomma, ma continua, voglio dire, a creare economia. Assolutamente sì, indubbiamente lui ha puntato molto sulle risorse umane che sono i giovani del quartiere e ha affidato a loro un patrimonio immane, quindi questa accoppiata di patrimonio più le risorse umane ha dato una svolta positiva al rione Sanità. Quindi sicuramente la Chiesa ci ha messo del suo, affidando e dando responsabilità ai ragazzi, e questo ha portato positivamente un risvolto, non solo per la nostra realtà come Paranza, perché attualmente ci lavorano 39 ragazzi, ma soprattutto quello che ha avuto un risvolto positivo è stato sul quartiere notevolmente. Quindi è proprio vero nei fatti che la politica non ha il privato, ma ce l'ha il primato, ma ce l'ha la società civile. Dobbiamo continuare, dobbiamo, voglio dire, anche con la Chiesa spronare questa politica affinché insomma, ci metta anche la faccia e ci metta anche l'impegno. Sicuramente la Chiesa forse sta leggermente più avanti, ha più facilità ad affidare dei beni rispetto allo Stato. Lo Stato in questo momento deve aiutare a sostenere queste attività e aiutarle soprattutto, almeno nella nostra città, aiutarci con i servizi di trasporto, con la sicurezza. Sono quegli aspetti che peniamo innanzitutto noi napoletani e poi darebbero sicuramente maggiore sicurezza anche ai nostri visitatori che ci fanno visita.